Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Un po' mi stozzo. Comunque ragazzi, siamo qua, manca la PlayStation 3 Edition da provarla. Secondo molti fa schifo, però ragazzi, io diciamo che non l'hai registrato. Sì, perché magari non stava registrando niente. L'audio, oppure non registra ancora, fa niente. E niente, insomma, ciao. Ok, adesso sta inizializzando il server. Sì, io intanto niente, sto facendo il controllo. Ok, sta registrando l'audio. Ha battuto diversi record, però non dice quali. Boh, io non so, per me, anche per me fa un po' pena. Ora se lo scopriremo in questo. Usa l'attrezzo giusto solo per i consigli che ti dà, guarda. Sapevi che c'è anche la Miki, ma se non trovi il carbone per le torce puoi sempre crearne un po'. Basta con sti consigli, non puoi toglierli. Ma è la mia impressione o... Si ottiene con la palla. Oh, cosa? Ci siamo trovati in un posto dove c'è già. Digli X perché sennò continua a rompere questo avviso. Cavolo, hai premuto quadrato? Sì, lo so. Ecco. Qui hai tutte le strutture e segui le istruzioni. Ma che cazzo? Non ci ho capito un cacchio. Ci stai capendo qualcosa tu? Più o meno. Più o meno. È leggermente diverso dal normale. Basta che ci siano i creeper, poi per me va bene. Magari se ci facciamo un piccone tipo. Aspetta. Ah, è vero, cioè, me l'avevano detto che rompe i coglioni nei 3 minuti. Cavolo. No. Ah, ok, era l'ultimo. Sono i consigli che vedo, io ho detto rompe i coglioni. Dove vuoi metterlo? C'è persino la mappa. E c'è anche il Minecraft normale. Non serve un cacchio, però vabbè. Come fa a spostarti un elemento? Ah, che schifo. Già fame. Ma tanto fa schifo. No, ma la fame c'è già di default. Ah, ecco. Anche la vita, immagino. Ecco. Ma mi ha fatto una cavolata. Perché? Aspetta. Chissà di cos'è fatto. È fatto di Minecraft. Però magari se riesci a romperlo. Ah, c'è la cassa. Prendi la cassa. No, la cassa. C'è dentro qualcosa di utile. No, di sicuro. Non puoi abbandonare tanto lì. Non puoi abbandonare. C'è tuttora che rompe. Cos'è quel coso là in alto che cammina? Ah, sono io. A che cazzo serve? Non ma cos'è che diceva? Non puoi abbandonare? È che non puoi abbandonare fin quando... Non hai il gioco completo? No. Ah, quindi col gioco in demo non si può andarti là. Che palle, tra un po'. È già craccata sta PlayStation? Non si rompe. Si porta indietro il tavolo da lavoro. Devi ecco. Tutte le volte che puoi sbloccare un obiettivo rompe. Sì. No, non distruggerlo ancora, vabbè, ci serviva per il piccone di Pietro. Vabbè, quello facciamo.
hai capito anche come si salta. Beh, siamo... Ma è piccola sta mappa della demo, fa schifo. E non puoi. E poi puoi mettere le mod. Per ora mi devo andare a vedere di cos'è che ho fatto Minecraft. Andiamo anche su quello qua. Promemoria. Sono sbagliato. Sì, che una cavolata è che se tu quindi continuate a far così, a un certo punto quindi si resetta. Cosa? Che vedi, se tu adesso, se io adesso smettessi di colpire. Ah sì. Vabbè, lo fa anche Minecraft normale. Sì, è un po' una cosa sicura. Sì, effettivamente è anormale, perché quando io rompo un oggetto non è che se smetto di romperlo non si rompe. Abbiamo tutti sti blocchi strani. La grafica è la stessa per PC. Quindi... Ah, no, perché ho sbagliato io, perché bisogna aspetta. Bisogna tagliare 4 blocchi di legno. Cosa cambia? Cosa? Cosa? Perché bisogna rompere 4 blocchi di legno? Perché lo dice lui. Ah, che palle. Adesso ti dice che devi cambiare oggetto. Sai che se premi... No, sai che se premi cerchio ti fa uscire dal menu? Cioè ti toglie il no. Tutorial? No. Uno ti arriva in fretta. C'è un rifugio ai minatori che puoi completare. Però è interessante che ci sia già della roba. Rispetto alla versione per PC che di solito non è così. No, ma voglio... Voglio capire dove è sto rifugio ai minatori. Perché è quello che abbiamo appena costruito, mi sa. Abbiamo appena distrutto. Ah, ecco. Ottimo. Ma quindi qua sopra non può andare? No. Ah, fino a quando non è abbandonato il tutorial. Che coglioni. Aspetta, facciamo una cosa. Completiamo. Facciamo contento. Cos'è che bisogna fare? No, aspetta. Bisogna completare questo coso qua, il covo di minatori. No, ma... Non lo chiede più. Ma niente. Ti chiede di aprire il tavolo? Adesso quello. Penso che nessuno mi sia venuto in mente che sta storia qua del coso che rompe un po'. Sì, l'hanno detto tutti che rompe, anche a scuola girava sta voce. Che rompe le palle. Sai che stai finendo le assi? Lo so, no, perché tanto poi lo puntiamo. Sì, mentre monti un pezzo smonti un altro. Ma non c'è tipo un tasto rapido per uscire dall'inventario? Che senso? Cioè per uscire dal tutorial? No. Potevano anche metterlo però. Te lo devi solo dire tutto. Una sequenza rapida di tasti che... Ti... No. C'è la ghiaia che doveva essere più largo. Sai che ci vuole la porta, giusto? Sì, infatti è sulla porta. Non è che rompe? Che scatole sto tutorial. E non è ancora venuta neanche notte. Perché andiamo a rompere il pietrisco? Ci può servire qua. Voglio più spastico. Per te è tutto spazio. A qualche lieve lag. Come il gioco originale. Sì. Calcolando che dovrebbe essere più potente rispetto a un PC, la console. No, al contrario. No. Io ho sempre pensato che fosse così. Ma dipende quale PC prendi. Se prendi il tuo PC che ha un giga di RAM. Dipende quale PC e quale console. Il mio PC adesso ne ha due, se per me. È cambiato, Ha avuto un grandissimo passo in avanti. Sì. Potevo metterne fino a 9, ma ha detto mio fratello, no, ma va, me ne bastano 2. Devi spostare il cursore sul tavolo e premere Alt. Sai che mi sa che il tutorial non va completato?
Seleziona il gruppo attrezzi. Crea una pala di legno. Che palle! Vabbè. Adesso andiamo su internet, su Firefox e digitiamo. Tutorial. No, no, aspetta, proviamo a seguirlo. Tutorial. Minecraft PS3. No, PS4. Vabbè, è nato per PS3 il gioco, giusto? Il gioco è PS3 Edition. Sì. Quindi è per e perché tu lo vedi su PS4? In che senso? Ah no, giusto, stai usando la PS3. Oh, ragazzi, a questo punto secondo te dov'è che sarà la formaggio? Dentro. No, non è dentro strutture. Per me è dentro il terz'ultimo menu. Meccanismi. No. Ci vuole anche attrezzi e armi. Cazzo. Perché ti dice. Vedi che ti dice. Ah, ecco. Si capisce una minchia. Poi a proposito. Ragazzi, domanda. Prendi il cerchio. L'antracite. Puoi produrre l'antracite? Usa la fornace per produrre antracite. Usa l'ascia per abbattere gli altri. Ma poi ragazzi, vabbè, l'ascia l'ho fatta anch'io. Ma la pala chi è che la fa? Che non serve, è inutile. Che ci raccoglie altri materiali per completare il rifugio. E secondo te cos'è che sto facendo? Il nostro scopo è quello di completare il rifugio. Sì. Ma almeno all'inizio del tutorial poteva dirti non romperlo. Che dici? Usa la fornace per creare antracite. Su, crea sta cazzo di antracite. Ma cosa sarà? La carbonella? Sì, credo di sì. Col fiore si possono usare tinture. Sì, si usano i coloranti anche in Minecraft normale. Non lo sapevo. Non tutto. Uno. Legna sopra e legna sotto, vabbè. Sì, ma non tutto, un po'. Crafting. Ora l'avevo vista. Cosa? La porta. Crea una torcia usando i bastoni e l'antracite. Chi la chiama antracite è proprio un coglione, però. C'è il gioco. Fa un po' schifo sta casa, comunque. È un po' bassa. Antracite. Che ah, ecco. Ah no, perché adesso bisogna anche creare le finestre. Facciamoci i buchi per le finestre. Perché è buio? Ah, si è spenta la fornace. Ci facciamo quattro finestre a caso. Ma chi cacchio è che ha chiesto di fare le finestre? Te lo dice lui. Che palle. Poi scusi, tanto per sapere. Le finestre com'è che si facevano? Dobbiamo trovare la sabbia. Appunto, come cazzo la facciamo a trovarla? Ah, dove c'è il laghetto, giusto. Geniale sta cosa. Con la pala. Con la pala si fonde in vetro. Subisce la gravità. Usa la fornace per creare il vetro. Usa la fornace per creare il vetro. Creare il vetro. Devi creare il vetro. Guarda come come. Con l'ombino in alto. Che cavolata. Prendi appunti che sennò poi sbagliamo. Come? Devi prendere gli appunti del. Mettici sotto antracite.
devi prendere appunti, perché sennò poi l'inventario non si ripete come Paganini, quindi poi sbagliamo. Voilà. con un coso di carbone e 15 di sabbia, poi soprattutto la ciambella, la ciambella, la ciambella, voglio la ciambella, voglio una ciambella, voglio una ciambella. No. Voglio una ciambella. Con che si bacio? No, la voglio io. Voglio una ciambella. Tu sei diventato bimbo minchia con Lina a caso. Voglio una ciambella. Ma si rompe se cerchi di prenderlo. Opra. Cerchiamo di prenderlo. Il tempo è... Hai completato il tutorial, ma vaffanculo. Andiamo su a prendere la cassa, va, e a vedere di cosa è fatto Minecraft. Una porta che conduce al vero mondo. Cosa c'è nella cassa? Mamma mia, frecce. Che sono utilissime poi, soprattutto perché ci dà anche l'arco. Fenomeno. Più che boss. Ci infiliamo dentro il disco, è una figata. Sì. Un disco su 12. Dai, mettiamoci un jukebox subito. No, aspetta. Aspetta, quanto tempo siamo? Siamo a tipo 30, 16, 16-16. Allora ragazzi, a questo punto direi che ci fermiamo qua e faremo un'altra puntata su Minecraft e PlayStation. Tanto poi scade il tempo della demo. Quanti giochi hai? Cioè quanto tempo hai? Mistero. Quindi possiamo fare tutto quel che vogliamo e uscire. Quindi, ciao. Ragazzi, bella a tutti da Wolf. E da ciao.